centrati al 100%, siamo riusciti e abbiamo ottenuto tre punti importantissimi. Il migliore, colui che si è messo sulle spalle un Inter solida, efficace e spietata. Cambiasso diga di fronte a Milito, con il quale ha scambiato la maglia, un Milito depotenziato ed un Genoa colpito ed affondato per la prima volta in questa stagione a Marassi. Due minuti ed Ibrahimovic così mette il sigillo sul match, indirizzandolo. Sono 15 i suoi gol in campionato, i 18 stagionali. L'istantanea del Ferraris per convincerlo che una scena del genere all'Old Trafford sarebbe auspicabile. Match veloce, fisico, il Genoa gioca a memoria attorno al centravanti argentino. L'Inter perde uno dopo l'altro, Materazzi e Burdisso, diagnosi che accenna a forti risentimenti muscolari, sommateli a Samuel e Kivu, è vera e propria emergenza difensiva. Eppure Cambiasso e Cordoba, supportati da una squadra concentratissima da Santona Balotelli, tengono duro. Quando non l'hanno fatto ci ha pensato Giulio Cesar, strepitoso su Thiago Motta. L'organizzazione dell'Inter muta negli uomini e nell'efficacia rispetto alla goleada della Sampa di tre giorni fa. Il Genoa non stanca, eppure non concretizza. Morganti tollera, dà un limite anche ad Ibrahimovic, ma tre punti pesanti entrano già a fine tempo nello spogliatoio nerazzurro. È una grande dimostrazione anche perché mercoledì più o meno ci aspetta un altro campo caldissimo dove dobbiamo essere sinceri, andiamo lì a fare un'impresa. A Marassi la svolta si chiama Balotelli, duro su Sculli, essenziale sull'assist di Ibrahimovic che in campo non gli risparmia rimproveri. L'ex reprobo guizza in area rossoblu ed appoggia debole superando Rubinho al quarto d'ora, il quarto gol consecutivo. Marco Rossi s'avvita, palla tutta dentro, l'assistente Lanciano asseconda Morganti e l'Inter va spedita verso Manchester con la consapevolezza che questa vittoria è un segnale forte per chi ne vorrebbe la rovinosa caduta su tutti i fronti. Ci sono tanti. Sono tanti. La squadra ha fatto una partita di un cuore, di un controllo emozionale, di un controllo tattico, secondo me fantastico. Rimane rammarico di una prestazione buona, positiva, che non è stata coronata da un risultato che per il numero di occasioni prodotte sia da noi che da loro ci stava, poteva essere sicuramente diverso.